La prima è che sicuramente non esistono le formule imposte, cioè tutto quando voi sentite tutto quel genere di discussioni del tipo adesso faremo la mega campagna marketing che sui social funziona, perché c'è quest'idea che i social media sono il mondo magico dove all'improvviso ti trasferisci sui social, 1000 fan, tutto va bene, tutti comprano le tue cose, tutto diventa magnificamente reale. Non è vero, non è così e non esistono formule magiche. Il contatto è la formula magica, cioè se esistono queste reti, si chiamano social, l'idea forse è che bisogna socializzare al loro interno, quindi è proprio un tipo di relazione diversa. Dall'altra parte bisogna avere chiari gli obiettivi. Una delle cose che mi sono capitate facendo consulenze di social media marketing è stato: ah, ma noi forse volevamo questo, però no, abbiamo raggiunto quest'altro, però no, forse volevamo quest'altra cosa qua perché quelli hanno fatto questo. No, cioè, non si può giocare. Sui social tutto quello che va resta visibile. Se voi fate una cosa, dite una cosa, pubblicate uno status update, permane. Banalmente anche nelle ricerche su Google, così gli errori, così tutto quello che si va a fare. Quindi se gli obiettivi sono sbagliati e si comincia a correggerli 1000 volte, si vedrà. E quello è il vantaggio e lo svantaggio dei social: sei visibile, ma sei visibile nel bene e nel male. Molto spesso purtroppo c'è un problema istituzionale, cioè prima parlavamo del fatto che ad esempio il nostro AD in Telecom ha un account Twitter, questa cosa è particolarmente apprezzata all'esterno, ma perché sostanzialmente lui ha capito il grande potenziale dei social media, di Twitter in particolare, che ha l'immediatezza, però molto spesso questa educazione ai social manca, per cui poi si incorre in tutte quelle robe. Tipo gente che dice, ma come 140 caratteri Twitter? No, ma io c'ho bisogno di una pagina tipo ufficio stampa perché devo raccontare le mie cose come se dovessi raccontare la Bibbia. No, bisogna capire che si stanno usando degli strumenti che hanno determinate regole. Se si vuole giocare, si gioca secondo quelle regole, però è essenziale capirlo. Soprattutto, tema che mi sta molto a cuore, è essenziale capire che se si opera dentro queste reti, bisogna puntare fortemente al dialogo, all'engagement con le persone con cui stiamo parlando. Non è una comunicazione asettica, è una comunicazione bionivoca, tra pari livello. Cioè significa che io posso anche parlare attraverso i social, con i miei clienti, con i miei utenti, con la mia stessa rete, ma lo facciamo da pari a pari. E soprattutto se faccio un errore, quell'errore lo vedranno tutti. Ci sono stati dei casi nei mesi scorsi gestiti malissimo, come il caso Patrizia Pepe, in cui l'atteggiamento era quello del tipo: non me ne frega niente se tu non sei d'accordo con quello che ho detto nella mia campagna, perché ho ragione io. Quella roba lì ha attirato tantissime critiche negative al brand, si sono dovuti scusare pubblicamente, eccetera, perché di fatto stiamo in un ambiente che ha regole diverse. E lì anche per la persona, perché tutto questo vale anche nel personal branding, quindi si riflette anche su quello che voi stessi fate. Ma soprattutto abbiamo un grande, grandissimo potenziale, che è quello che vi dicevo all'inizio, che in molti casi diventa una modalità di lavoro, cioè si può effettivamente collaborare con i propri clienti. Ci sono molte strategie di crowdsourcing, cioè letteralmente si chiede la partecipazione attiva dei propri fan, dei propri clienti potenziali, magari gli si chiede di creare una pubblicità per noi, ok, artigianale, sicuramente non professionale, ma chiaramente qualcosa che implica una maggiore partecipazione dal basso. Insomma, sostanzialmente quello che voglio dirvi è che ci sono state delle cose che in quest'ultimo anno ho imparato. E una di queste è sicuramente che la determinazione non è solo maschile, che se ne dica, e che comunque tutto questo genere di reti sicuramente vi consentono da un lato di riuscire ad ampliare la rete, dall'altro, e ve lo posso garantire, il bello è sapere che non si sa dove vi portano, cioè gestite, lasciatevi trasportare, vanno benissimo queste reti, ma state al gioco perché ne vale veramente la pena, almeno nel mio caso vi posso assicurare ne valsa la pena. Spero più o meno di essere riuscita a trasmettervelo. E questo era quanto, più o meno.